Ok, gliel'abbiamo fatta. Sono uscito da Walmart. Ma Walmart, orca, c'era sto giro, c'era una che aveva, secondo me, dei food stamp, che sono dei soldi che ti dà il governo perché c'hai il pupo, non c'hai i soldi. Beh, ci mette 50.000 volte più lento a fare tutto. Infatti io avevo pensa a te, sono stato lì in fila 5-10 minuti, avevo già messo tutte le cose sul carrello, le ho tolte tutte e ho cambiato cassa. Quando avevo finito, lei era ancora lì. Ha preso non so quanti litri di latte, cioè neanche un pupo normale. Quanto beve un pupo normale? Perché i pupi, cioè, bevono sì, però non è che possono bere 82 galloni di latte. Poi ha preso non so quante scatolette di fagioli. Ah, ecco, ecco la scimmia. Ecco la scimmia. Che c'è già casino, lui deve per forza fare il parcheggio entrando in culo. Le scimmie sono così. La scimmia, quando quando ha finito, vuole uscire e subito lanciarsi su una liana. Perché deve fare retromarcia come fanno tutti gli altri animali dello zoo? Le tigri non fanno mai retromarcia. Ta ta da. Allora, lo passo io. Ma fa culo. Cioè, non lo so. Allora, porca puzzola questa. Una brutta, una bionda. Una bionda brutta. Poi c'aveva un pupo nel seggiolino e aveva un altro pupo nel carrello, no? Io avrei messo anche un pupo sotto al carrello, no? Che c'è tra le ruote. Nel pavimento a volte c'è una specie di sottocarrello, no? E spesso quando se andate sul sito gente di Walmart, siamo gente di Walmart, siamo gente tanto brava. Allora potete vedere che spesso i pupi vengono messi anche lì. Allora, la differenza tra gli altri negozi e Walmart. Allora, una cosa di Walmart che ha di buono è che proprio non lo batti coi prezzi, proprio costa poco. Cioè, a differenza di Publix, metà prezzo, sono tutte le cose. Sono dai pomodori, le robe di pesce, cioè, ovviamente uno dirà, la qualità, ma secondo me la qualità è più o meno uguale, soprattutto nei pomodori, non è che sono pomodori questi congelati che arrivano dalla Cina. Non siamo mica quei paesi che importiamo il pomodori. Che paese è? Che potremmo esportarlo e magari lo esportano anche, però poi lo vanno a importare dalla Cina o dalla Germania. Non lo so. Adesso sulle cozze, che costano solo 4 dollari due pacchi, vengono dal Cile, ovviamente sono cancellate. Se lo so che le tue cozze di merda con tutti i fumi sono migliori delle mie, però non mi scassare. Io questo ho. Ma le cose che fanno vicino a casa mia, vicino alla centrale dove ci sono tutti le scorie radioattive giapponesi. Sì, no? Allora, comunque, il prezzo non si batte. L'unico problema è che non mi piace perché è brutto. Poi gli altri negozi paghi di più, ma paghi anche il servizio, quindi tutti gentilissimi, sorridenti quando vai alla cassa. Proprio poi, a parte il fatto, sono anche più belli, no? Poi quando arrivi a cassa, tu hai avuto qualche problema oggi? Questo qua manco mi voleva salutare. Alla fine lui secondo me era gentile, no? Sembrava tipo Babbo Natale in pensione, no? Senza divisa buona. L'altra invece dove ero andato, dove c'era il pupo, aveva la faccia un po' antipatica, tipo Selena Gomez. Un misto tra Selena Gomez e quell'altra che non mi ricordo mai come si chiama, quella, la spagnola, Penelope Cruz, che è proprio quella faccia, mi sta antipatica solo a vederla, così un po' spagnoleggiante, no? Allora, punto 1, non ti saluto. Punto 2, ha finito che hai pagato, non è che ti chiedi altro. Anche se sei
ovviamente io sono un giovine, ma che se sei un giovane, quella che ti imbusta è una vecchia col bastone, serve aiuto fuori con la macchina? E io dico, no, tutto a posto. Tutte le volte lo chiedo, ma dai, si vede benissimo che io non ho bisogno di nessun aiuto. Poi, tipo lì a Walmart, io ero in una corsia, no? Stavo per uscire, arriva questo qua di uomo con dei carrelli, di là, scusa, aspetta, mi tolgo il tappeto rosso sotto. Qui ha guardato malissimo, dico, che dove va questo qua? È arrivato, ma che cavolo? Poi non ha detto niente, è andato avanti, mi sono spostato io, ma... E di là costava così più. Di là è come andare in un negozio melato, oltre al prodotto c'è anche il servizio, invece... Se vuoi roba che costa meno, vai a Samsung. E allora contenere. Toh, ma vaffanculo, scemo. Ovviamente in coreano stretto. Lo dico, allora, questo è quanto. Cioè, sono andato e avevo preso dei Gravity. Allora, siccome ero in zona. Siccome ieri sera ho visto The Wolf of Wall Street, bellissimo film, quello sì che è un film che doveva vincere l'Oscar, non quella cacata di Tony Sperillo, vabbè che sono due generi diversi, due etnie diverse, proprio due zone, proprio due razze diverse, però i due criteri anche diverse, no? Però a me quello di Wolf Street è bellissimo, storia vera, ricorda molto Wall Street, quindi non so perché non ha vinto nulla. Perché Martin Scorsese non è un regista che viene premiato. Infatti mi pare che anche lui non ha preso mai tanti Oscar, o no? Se invece glielo faceva Oliver Stone, poi se glielo faceva Steven Spielberg, alle 20 Oscar. Poi Steven Spielberg, essendo ebreo, allora c'è tutto quel gioco di potere sotto e dobbiamo farli vincere perché siamo tutti amici, fratelli. Se lo faceva Spike Lee, tutti, anche lì uguale, stesso disco e... Le minority bisogna fare vincere. Comunque, secondo me era bello, un po' lungo, 3 ore è durato. Bello perché quello lì è vero, è una storia vera, quindi si è fatto 4 anni, un giorno ha dovuto restituire i soldi. Ma inizialmente io poi è un po' come Wall Street, ci sono delle robe che io non capisco, no? Perché non sono nel mondo della finanza, infatti io non ho. Inizialmente non capivo se era legale o no, mi sembrava tutto legale. Perché ok, Wall Street facevano Financial Insider, quelle cose lì, spile, compagnie, allora sì. Ma questi qua vendevano azioni di poco valore e il reato veniva fuori perché ti spolognavano queste azioni che non valevano niente, delle canistracci oil, però fregandoti dicendo che erano delle compagnie fantastiche, milionarie, bellissime. E lì sta tutto nella vendita. Infatti sto qua, sto Belford, mi pareva di averlo già visto, che infatti adesso come lavoro normale, ma un lavoretto di $1 milione all'anno, niente di che, fa proprio sti discorsi ispirazionali che ti danno ispirazionali, che gli americani sono bravissimi in questo. Anche in Italia ho visto in alcuni posti li fanno, però scopiando gli americani ovviamente. Ovviamente, perché poi gli americani da dove hanno copiato? Hanno copiato dei preti. Ovviamente, i preti parlano proprio così, ce la facciamo, Jesus! Jesus è il migliore! Ale! Dammi il 5, Jesus! Invece in Italia il prete, allora, in quel tempo, Gesù! Visse sulla collina, bla 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 bla. Due palle, invece i predicatori americani, detto minister. Allora Jesus ti ha dato questo potere, Jesus te lo può togliere, yeah! Guarisci! E giustizia è fatta! Bello, bello. L'ho visto, adesso ci guarderò. Allora, per aver detto tutto, ciao a tutti!